Il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia attualmente in vigore ha durata di 6 anni, dal 2017 al 2022. Esistono 4 obiettivi generali, dai quali discendono obiettivi specifici. Per ogni obiettivo specifico sono state studiate delle misure attuative. Facciamo un esempio. Il primo obiettivo generale è innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale per renderla sostenibile e competitiva. Fra gli obiettivi specifici derivati da questo obiettivo generale troviamo ampliare, innovare e diversificare l'offerta. Fra le misure attuative per questo obiettivo specifico c'è l'incentivo alla realizzazione di ciclovie turistiche, più precisamente di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e relative ciclostazioni. Questa misura aiuta la realizzazione dell'obiettivo in 2 modi. Aiuta ad ampliare e differenziare l'offerta turistica perché incentiva uno specifico tipo di turismo, quello che fa uso della bicicletta. Aiuta a innovare l'offerta perché il turismo in bicicletta è ecologico e quindi una novità rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali ed è in linea anche con i temi della sostenibilità ambientale. Inoltre, creare vie di comunicazione consente di far emergere località sconosciute ma dotate di potenziale turistico, per esempio un borgo medievale fra le colline che non è servito da una stazione ferroviaria. Se venisse proposto come destinazione per un turismo che si muove su strada, con ogni probabilità si avrebbe un incremento delle entrate economiche, ma la sua conservazione ne risentirebbe. Sarebbe quindi una forma di turismo non sostenibile, ma di massa. Un turismo in bicicletta, invece, potrebbe avere un basso impatto sull'architettura del luogo e sull'inquinamento dell'aria. Potrebbe infatti incentivare la nascita di piccole imprese di accoglienza, bar, ristoranti e punti di interesse paesaggistico senza interventi urbanistici massicci, ma al contrario valorizzando ciò che il territorio già offre. Esistono progetti innovativi di livello interregionale che coniugano mobilità sostenibile e turismo. Per esempio, Vento è una delle piste ciclabili più lunghe d'Europa, già 679 km, che si propone di collegare Venezia a Torino.